Ricordo che le assemblee per noi sono dei momenti in cui ci si incontra e si portano al centro le esperienze che ciascuno di noi fa nei vari luoghi dove si trova. Il JSN è fatto di realtà molto diverse, impostare una voce comune tra tutte queste realtà diventa fondamentale in un momento come questo. È un contributo molto importante sia all'interno della Chiesa sia per la società in senso ampio. Come stai il sociale? Sto bene, grazie. Come stai il sociale? Comunque appunto i tagli nel sociale stanno penalizzando il nostro settore, perché è un settore che funziona a progetti fatti con le persone. La riduzione degli investimenti impedisce l'attuazione, la realizzazione di questi progetti, o comunque penalizza la progettazione di questi interventi volti a accompagnare, aiutare le persone. Non è cambiata la direzione rispetto al governo precedente. Noi siamo un settore, diciamo così, in perdita, nel senso che eroghiamo dei servizi in perdita se l'investimento viene valutato soltanto in termini di produzione e non invece come rimettere in piedi delle persone che sono in difficoltà. Un taglio economico è significato davvero taglio di persone, taglio di relazioni e taglio anche nelle prospettive, come dire, future di tante persone. Abbiamo dovuto dimezzare la forza lavoro stipendiata. Se ci hanno tolto i soldi non è perché siamo stati cattivi, anzi, è certamente perché veniva più comodo. I mezzi che mette a disposizione l'istituzione pubblica sono sempre meno. I costi che si stanno pagando sono notevoli e purtroppo credo che a pagare il grosso prezzo sarà sempre la fascia medio-bassa. Bisogna subito dirlo, c'è una grossa responsabilità anche del settore sociale, che ha perso di vista in molti casi il servizio che era destinato ai poveri. Il problema qual è? Che grossi agenti sociali stanno approfittando di queste contraddizioni per riformulare in una maniera radicale il modello sociale e orientarlo in una forma selvaggia verso forme capitalistiche e liberali. Quando si parla di carceri, quando si parla di sanità, è tutto un impoverimento delle politiche pubbliche. Quindi una sintesi per me sarebbe ancora possibile, sarebbe ancora auspicabile, ma questo comporta lucidità, comporta impegno sociale, comporta sinergie, comporta rete e tante altre cose. È una politica che è attenta solo agli equilibri finanziari e non ha a cuore i diritti umani, è una politica deludente e non promuove l'uomo. Un tentativo abbastanza sottile, abbastanza ambiguo, che fa passare servizi per le persone come un servizio quasi di beneficenza, mentre invece un progetto condiviso mette la persona al centro, gli ridà dignità e capacità anche di scelta. La Compagnia di Gesù, cioè i gesuiti, fortemente sostengono che investire nella tutela dei diritti è un investimento in ordine allo sviluppo e non è una spesa che non ha nessuna fecondità per la nostra convivenza comune. Lo Stato sociale è sotto ricatto delle disponibilità finanziarie e questo vuol dire che i diritti delle persone vanno in secondo piano rispetto alla disponibilità di soldi. Ci sono persone che non hanno più diritti e sono persone che fanno fatica a vivere e che però hanno un diritto di una vita dignitosa, così come la Costituzione italiana sancisce nell'articolo 3. L'idea è di investire proprio su questa capacità di comunicare, raccontare e denunciare. Si può sperare che il mondo torni a quote più normali, contemplare il cielo e i fiori, che non si parli più di dittature. Se avremo ancora un po' da vivere, la primavera intanto tarda ad arrivare.